Buongiorno, buona mattinata. Oggi ci scateniamo, nel senso che abbiamo due graditissime ospiti che hanno avuto o stanno avendo un'esperienza importante non solo al volante, ma nell'ambito, per esempio, dei rally. Parliamo con le nostre due graditissime ospiti di questa mattina, che andiamo subito a presentare e a ringraziare di essere con noi. Si tratta di Maria Grazia Vittadello, presidente del Veneto Rally Club. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei, Roberto. E di Alice Paccagnella, vice campionessa italiana della specialità slalom. Buongiorno Alice. Buongiorno a lei. Grazie di essere con noi. Noi abbiamo voluto intitolare questa trasmissione Donna al volante. A chi facciamo formulare la prima risposta? Cominciamo con Alice. Penso a Alice, che se lo meriti. Alice, che cosa ne pensa di questo titolo Donna al volante? Un tempo addirittura c'erano i proverbi. Eh sì, diciamo di proverbi sulle donne al volante non ce n'è più di uno, probabilmente. Donna al volante, pericolo costante, penso che sia quello che un po' tutti conosciamo. Diciamo che al giorno d'oggi è un po' cambiata la cosa. Io dico forse pericolo sì per gli Per gli avversari. avversari, che è una cosa diversa, insomma. Ci proviamo, insomma, è bello poter correre con gli uomini e contro gli uomini e mettersi alla prova. Forse è una delle cose più belle di questo sport. Beh, ci crediamo anche perché, insomma, è giusto che sia aperto come ai maschietti anche alle donne. Poi parleremo nello specifico con Alice proprio della specialità slalom. Prima però di entrare nello specifico andiamo a Maria Grazia Vittadello, che rappresenta come presidente questo Veneto Rally Club. Partiamo proprio dalla BC. Che cos'è questo Veneto Rally Club? Il Veneto Rally Club è un'associazione, una SD a tutti gli effetti. È un club, noi lo chiamiamo club, vuole essere un punto di incontro per gli appassionati dello sport automobilistico. Varie discipline, quindi non esclusivamente rally, ma anche salita, slalom, velocità. Praticamente dove c'è la parola auto, motori, sport. È vero che il Veneto, è una delle regioni in Italia con il maggior numero, adesso speriamo di non dire una cavolata, di licenziati XAI. Forse diciamo era, Ah, è. è stata fra le più importanti. Adesso andiamo a province di più, perché? Perché Padova, ahimè, sta pagando uno scotto che sarebbe anche ora che venisse un attimo dimenticato di tanti anni fa, ahimè, e non riesce a ritornare più protagonista a tutti gli effetti. Io a volte dico. Ricominciamo a parlare di sport automobilistico in maniera dinamica, non più statica, cosa che invece, per esempio, a Vicenza, a Verona, a Treviso, hanno, quindi movimento, quindi gare, quindi più spettacolo, ecco. Fate fatica a parlare la stessa lingua, in altre parole. No, è che ognuno giustamente tiene il suo angolo. E se lo tiene saldo, perché? Perché lì andremo a parlare in maniera molto più approfondita di quella che è la difficoltà di organizzare una manifestazione, quindi di organizzare una gara. Perché le strade, una volta forse si poteva, c'erano meno paesi, meno abitazioni, era più facile. Adesso hai difficoltà a trovare dei tratti di percorso dove si possa organizzare un rally o una salita o uno slalom. E chi giustamente le province che hanno questi spazi se ne guardano bene, logicamente, di far sì che altre province vadano a usarli. Perché? Perché c'è un rispetto per chi ci abita, fondamentalmente, un rispetto per la natura, un rispetto per tutto quello che ci sta attorno. Ed è giusto non andare a sfruttarlo più di quello che è giusto fare, insomma. È giusto un ragionamento del genere anche da chi individua nella macchina, insomma, l'obiettivo principale della sua attività, e macchina tante volte, nonostante il mercato ovviamente sia cambiato, significa inquinamento, significa gas di scarico, insomma, tanti Vorrei solo discorsi. ricordare, mi perdoni, che comunque molte innovazioni anche a livello di sicurezza sono state fatte da prima nelle auto dei rally e poi portate sulla strada. Quindi in fondo
parliamo degli anni passati, perché adesso, se parliamo di oggi, dell'evoluzione delle vetture, non ci sarà mai una vettura di rally che può correre per la strada di tutti i giorni, perché sono macchine tecnologicamente fuori da ogni logica naturale. Però la sicurezza che davano le macchine da rally poi è stata portata nelle vetture di tutti i giorni. Sì, certo. No, la cosa che fa un po' rabbrividire, e questo lo chiediamo ad Alice, è che tante volte si vedono, come le immagini che stanno scorrendo, gare che si svolgono lungo percorsi di ordinaria viabilità, con il pubblico che è a bordo. La cronaca ci insegna che sono successi degli incidenti, ma non che hanno avuto conseguenze per chi occupava l'abitacolo, piuttosto per il pubblico che assisteva. Sì, questo è un tasto un po' dolente, effettivamente. Purtroppo questa disciplina per fortuna ha tanto pubblico. E delle volte si corre in strade che sono super affollate e hanno una lunghezza, magari la prova ha una lunghezza molto ampia, per cui un commissario, i commissari di percorso sono quelli comunque che tutelano il percorso appunto, un commissario ogni 20 metri è improponibile. E si mettono cartelli, si fa di tutto, poi sta alla coscienza e all'intelligenza della persona posizionarsi nel posto migliore. E, chi corre, un pilota che corre in macchina, è giusto che abbia la possibilità di andare fuori strada. Sì. È giusto, è perché se io vado a vedere una gara di Formula 1, non mi metto in mezzo alla pista per vedere meglio. È la stessa cosa. Chi corre in macchina ha l'obbligo di seguire delle cose di sicurezza, delle norme regole, e tutto, sì. Delle regole. Chi va a vederlo pure. Solo che il paesaggio e le strade sono aperte, per cui ognuno si mette... Sì, è vero. Bisogna, come in tutte le cose, stare un po' attenti. Io non vado a passeggiare in mezzo all'autostrada perché mi piace vedere le macchine che passano. È la stessa cosa. Sì, sì. Beh, scusate se usciamo dal seminato, come non è bello vedere le persone che incoraggiano i ciclisti battendo sulla schiena del ciclista, esatto. Entrando nel percorso. Assolutamente, insomma. La stessa cosa. Vabbè, insomma, quelle, così, è l'euforia popolare. Ma che... del resto c'è bisogno di questa... Di questa euforia, perché a bordo strada vedere il pubblico che ti incita, che spesso magari ti riconosce, ti chiama per nome, fa venire la pelle d'oca chi è dentro in macchina e quindi ne hai bisogno. Purtroppo, come diceva Alice, forse vorrei dire che questo dipende anche da un fatto, che una volta si parlava molto di più di questo sport, c'era molta pubblicità, perché... Perché le televisioni, perché i giornali e anche i quotidiani, cosa che io noto per esempio che i nostri quotidiani, ahimè, si dimenticano, magari ci sono dei belli eventi, però proprio siamo proprio ignorati. Se fosse diventasse un attimino più pubblico, cioè ci fosse un po' più di pubblicità, la gente si interesserebbe di più. Ecco che a bordo strada ci sarebbero anche... veri appassionati, non gente che va soltanto per passare quella mezz'ora, no? Che allora sono quelli che si ubriacano, che hanno delle cattive abitudini, mentre ci sarebbero solo appassionati veri che sanno cos'è lo sport, che sanno il rischio che ha il pilota, che ha l'equipaggio e quindi di conseguenza rispettano anche il commissario, questi ufficiali di gara preposti, che ti dicono no, non posizionarti là perché è pericoloso, posizionati là e ci sarebbe più rispetto. Certo, no, questo sarebbe ovviamente tutto un contesto diverso e anche insomma più tutelato. Intanto che stiamo parlando, stanno scorrendo queste belle immagini e ci sono le immagini dall'interno degli abitacoli che sono sempre quelle immagini che diciamo fanno l'impressione, anche perché si vede la vibrazione della testa del pilota e del navigatore. Cioè uno si domanda, voi ovviamente non mangiate quando andate in gara, perché con tutto quel movimento che c'è, lo stomaco, poveretto, alla fin fine è uno dei punti più provati del vostro corpo o anche lì ci si fa l'abitudine e si è allenati? Alice.
Beh, una giornata intera senza mangiare, no, non ce la farei, non ce la posso fare, anche perché non è sedersi in macchina e fare la passeggiata, no, è uno sforzo fisico comunque anche il nostro, per cui bisogna essere allenati e bisogna avere forze. E dirò che lo stomaco è più l'adrenalina e l'emozione che non il fatto di aver mangiato, o che comunque non è che gli scossoni siano il punto cruciale del problema allo stomaco. Il problema allo stomaco ce l'hai quando sei allo start e hai un semaforo e hai il pubblico di fianco che ti dice vai. E tu sei lì, vedi solo la strada e il tuo volante e vedi questo semaforo che inizia a darti il conto alla rovescia. Quello è il problema principale dello stomaco, non il panino. C'è stato anche un film realizzato in Italia in questi ultimi anni, Veloce come il vento, che parlava proprio di una ragazza che era appassionatissima e ti trasmette proprio questo senso dell'amore che si può avere per una specialità come questa, veramente incredibile. E con Maria Grazia, dobbiamo ricordare che Maria Grazia Vitadello è stata campionessa a livello nazionale e continentale in qualità di navigatore. Ma il navigatore, quanto è importante la figura di questa persona accanto al pilota vero e proprio che gli fornisce tutte le indicazioni non necessarie, assolutamente indispensabili? È una figura molto importante, soprattutto quando riesci col pilota di instaurare un rapporto, un feeling che ti permette di capire quello che lui vuole in quel momento. E non è così facile. Non è facile, te lo dà l'esperienza e tante ore passate assieme e la fiducia, perché la cosa fondamentale è che il navigatore, come il pilota deve averla per il navigatore, ma il navigatore deve averla per il pilota, perché è lui comunque, no, che gira il volante. E il navigatore è un ruolo molto 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 importante, perché è quello che fa sì che il pilota possa dare il massimo, proprio per la possibilità di pensare solo, esclusivamente alla guida. E il navigatore deve dare quella sicurezza, no? Io ho questa voce afona e quello che mi piace è che a tutt'ora, quando sento qualche mio pilota, vecchio fra parentesi pilota, è che mi dicono al telefono, cavoli, sento la tua voce e continua a darmi quella sicurezza. E questa è una cosa molto bella. Caspita, che ti rimane dentro. Perché? Perché è il tuo tono, il secco, no? Sì. Quello che dici deve essere diretto e mirato. Ma cosa dice il navigatore? Cosa dice? Curva, dosso? È un po' complesso. È un po' complesso. Diciamo, Allora, il ruolo del navigatore... Non posso tanto parlare di rally di oggi, perché io il moderno... Non mi ci vedo, non mi ci ritrovo, perché è un mondo completamente diverso dal mio. Anche se magari, se mi capitasse una gara di moderno, lo farei. Dopo chiediamo. Non è che non lo farei. Alice, sì. Anche per capire queste vetture dove volano, perché non corrono, volano. Volano addirittura. Cioè sembrano sopra i cuscinetti, sì. Cioè è una roba incredibile. E il ruolo del navigatore dei tempi passati è quello delle auto, dei rally storici di adesso. Praticamente dove il navigatore imposta tutta la gara, dalle assistenze, dal punto di assistenza, al conteggio della benzina, al cambio delle gomme, alla tempistica. No. Poi la lettura delle note, che è questa, che poi è quella che ho più nostalgia, è proprio il dare al pilota l'idea della strada. Quindi si vanno a fare le ricognizioni, quindi si va a vedere il percorso, strade aperte, e questi tratti chiusi, sto facendo un mini corso navigatore, certo, in questo momento, questi tratti chiusi al traffico hanno un inizio e una fine. Start da fermi, arrivo in velocità. E in quel tratto di strada tu devi dare, cioè il pilota detta queste famose note. Ogni curva ha una simbologia, è soggettiva. Una simbologia, addirittura. Allora,
ci sono vari modi di prendere le note. Il vecchio metodo è quello delle medie, media, veloce, piena, dipende dalla curva. Poi ci sono i numeri, quindi dall'1 al 6, poi ognuno la determina. Io la vedo 1 e più apri il raggio del braccio, più la curva si apre, no? Ma adesso ci sono dei termini, mappata o cioè sono metodi nuovi. È un'altra lingua. Però logicamente questo perché? Perché meno parli, più il pilota recepisce. Ah, meno. Quindi io mi trovo a dire una nota, ne faccio un esempio, sì. Poi se vi annoiate mi... No, tutt'altro. Allora, non so, destra, quindi curva destra, 3, lunga, chiude al palo e apre. Questa è una curva. Chiude al palo e apre. Quindi una destra 3, quindi una destra media, una destra con un raggio leggermente chiuso, poi ci chiusa l'orologio, ci sono vari modi per definire, no, il numero della curva. 3, quindi appunto questo raggio, lunga vuol dire che è una curva che ha una continuità, sì, che poi a un certo punto ti chiude, che quindi si chiude, dove? Al palo, e questo è un simbolo. Se tu trovi un metodo per dare la giusta interpretazione della curva con meno parole, cioè il pilota è molto più semplificato. Mamma mia. Però deve avere, cioè è anche il pilota che deve avere una concentrazione incredibile, perché ci sono dei piloti con cui ho corso che magari venivano dalla velocità. Io ricordo, io ho fatto un giro d'Italia nel 79 e ho fatto da navigatrice, avevo Anna Cambiaghi, che è stata la mia pilotessa, con cui ho vinto un campionato italiano, e Siegfried Storr, che allora faceva Formula 1, adesso ha una scuola di guida, che faceva la parte velocità. Cioè, io ho dovuto navigare Siegfried e non ci capiva niente, cioè io ero lì che continuavo a dirgli ascoltami, perché lui proprio non c'era verso. Non è facile. No, non è facile. Il pilota deve avere una concentrazione molto... Mamma mia. Sì, è assoluta. Chiediamo ad Alice oggi invece che cosa è cambiato anche dal punto di vista dei linguaggi. Specifichiamo, anzitutto, per non sembrare così estranei all'argomento, dicevamo con Maria Grazia Vittadello stavamo parlando di rally, con Alice Paccaniella parliamo di slalom, della specialità slalom. Beh, allora anzitutto cominciamo a dire che cosa c'è di diverso. Allora, importantissimo sullo slalom è che non c'è il navigatore. Allora, lo slalom è una disciplina abbastanza diversa dal rally. E le auto, bene o male, sono quelle, per cui comunque il concetto è più veloce vai, meglio è. Prima arrivi, meglio è. Questo è il denominatore comune. Però lo slalom è un tratto di strada chiuso al traffico, comunque, ed è una gara di abilità, non solo di velocità, perché ci sono dei birilli che vengono posizionati in alcuni tratti appunto di questa strada e bisogna non prendere i birilli arrivando alla fine prima possibile. Questo è un po' il concetto. E sono circa, dipende, 3 chilometri, poi dipende dalla gara, ecco. Però si va a memoria, non hai il navigatore. Questa è una cosa che va a rendere più difficile questo tipo di... Dal punto di vista anche mentale, cioè la concentrazione. Sì. Ad esempio, le salite è un'altra specialità ancora, in cui il tratto di strada è molto più lungo, non hai comunque il navigatore e non hai i birilli. Quella è ancora più veloce, però lì è proprio velocità, mentre lo slalom è velocità e abilità. Ah, perché quindi c'è sono tutta una serie di differenze, sì.
Lo slalom a me piace molto come disciplina, perché è tutto concentrato, quindi il pubblico, un po' l'emozione che dicevamo certo. prima di avere il pubblico, è tutto lì. E, si riesce poi, io ho una bimba, quindi di 3 anni. Non la porta in macchina con le gambe? No, però è nata comunque in mezzo alle macchine. E, aveva 3 mesi quando ho ricominciato dopo la gravidanza, per cui bravissima, veramente. E per cui sono gare che mi permettono di stare via 1 al massimo 2 giorni, ci sono tutta una serie di cose insomma da valutare. E quest'anno però, 2017... Noi abbiamo ancora la testa nel 2017 come anno. E abbiamo fatto il campionato italiano. E campionato italiano slalom, e per cui in tutta Italia. L'ultima gara l'ho fatta in Basilicata, ad esempio. E ho avuto la fortuna di essere riuscita ad arrivare seconda nel campionato italiano, per cui anche questo è una bella soddisfazione. Oh, caspita, complimenti anche sì. per il piazzamento. Adesso il prossimo obiettivo è diventare campionessa. Sì, assolutamente. Sono abbastanza agguerrita. No, è un sogno anche quello sì. e bisogna vedere se ci riusciamo. Io parlo al plurale perché ho la mia squadra, ho il mio compagno dietro che mi aiutano, per cui per me certo. è una vincita non solo mia, ma un po' di tutta la squadra, così, assistenza e tutto, insomma, quindi. E, sto cercando un partner, uno o più partner, cosa significa? Principalmente ho bisogno di sponsor, ma questo non vuol dire semplicemente dammi 50 euro che attacco no, l'adesivo sulla macchina. È un vincere insieme, è veramente un vincere insieme, perché le soddisfazioni sono tante. Il mondo femminile all'interno dell'automobilismo è molto visto, per cui è veramente un vincere insieme. Sì, appunto, diciamo, lanciamo un appello anche perché dal punto di vista della visibilità c'è sì. un ritorno importante sì. anche per gli sponsor, per i nomi insomma, che assolutamente. Sostengono i team. Insomma, questo non, è un particolare non indifferente. Ma la specialità slalom, ecco, la curiosità è sempre questa. Che distanza c'è fra un birillo e l'altro? Perché tante volte sembra che non ci stia neanche una macchina fra un birillo e l'altro. Sì, sembra. Delle volte non ci sta. Non ci sta proprio. No, lì va tutto a tipo di macchina e tipo di guida, perché ogni macchina ha una guida a sé. Tanto che io corro con un Opel Corsa GSI, sì. la prima serie. È una macchina maneggevole sicuramente, sì. abbastanza corta e indicativamente ci sono 12 metri fra una porta e l'altra. Sì. E poi dipende dal percorso, perché abbiamo una media oraria da rispettare, quindi non, c'è tutta una serie di regolamenti dietro un po' particolari, per cui comunque indicativamente 12 metri, 12 metri. E, di birillata sì, sì. bisogna capire un attimo quanti birilli ci sono, perché delle volte ci sono 4 birillate, delle volte ce ne sono 5, delle volte ce ne sono 6. E per quello dicevo prima la forma fisica, perché oltre al fiato ci vogliono anche braccia, non è proprio così semplice venirne fuori. Per cui palestra, allenamento. Sì, bisogna per forza far qualcosa, perché sennò veramente a fine giornata. No, perché anche a livello di forma fisica, no? Sì. Maria Grazia, insomma. Stiamo parlando ovviamente di persone giovani, perché Alice è molto giovane, però sono stress fisici che provano anche dei fisici, scusate il gioco di parole, insomma, giovani. Ci vuole preparazione. Ai sì. suoi tempi che preparazione c'era? A ginnastica, scusate, la tosse, purtroppo l'influenza. Stanno arrivando i primi soccorsi comunque per la tosse. Scusatemi, grazie. Sì, allora, Sì, vediamo magari di parlare con Alice ancora della sua specialità, intanto che Maria Grazia si rifocilla. Diciamo appunto 12 metri, però qual è la tecnica? Bisogna, come nello slalom dello sci,
bisogna cercare di andare particolarmente vicino al birillo, guadagnare quella frazione di secondo, perché ci sono, diciamo, altri tempi. Che in realtà proprio tutto dipende dalla macchina. L'Opel Corsa è ideale, l'Opel Corsa. Diciamo che è abbastanza sì e no, agile, eh? Sì e no. Un esempio, come dicevo prima, l'ultima gara di campionato sono andata in Basilicata, a Picerno per la precisione, a fare questo slalom, l'ultimo del campionato. Ho preso l'aereo da sola, sono andata fino giù e ho preso a noleggio un'auto. Deve essere della stessa categoria di quella in cui corro io, ovviamente, per cui... E ho guidato un 106, sì. E un Peugeot 106, bellissima macchina, guida completamente diversa. Dici, cosa vuoi che cambi, un volante? No, no. 106, bisogna entrare nella birillata e quasi accelerare perché il posteriore segua la birillata. Il Corsa ha un altro tipo di guida, per cui è più ferma per terra e bisogna girare di più, però più velocemente. C'è tutta una serie di cose, esatto. Sì, sì, sì. E infatti mi sono trovata un pochino in difficoltà, ripeto, la macchina era stupenda. Per assurdo, non vi dico quanti cavalli in più aveva rispetto alla mia, ma aveva diversi cavalli in più della mia. Ho fatto tempi più bassi perché non conoscevo la macchina. Pur avendo un bolide rispetto a quella a cui ero abituato. Esatto, esatto, sì. Infatti, questa il 2018 la sfida è tenersi dietro delle macchine con più cavalli, con la mia guidate da dei maschietti anche bravi. Torniamo sempre ai maschi. Sì, beh. Prossimo appuntamento, scusi, sì? Se l'ho interrotta. Prossimo appuntamento agonistico con una gara, quando sarà? Posso dire che non lo so. Vabbè, meglio. Nel senso in primavera, che... Sì, si parte sempre verso aprile, maggio. Bisogna vedere le gare in calendario, ci sono ancora alcune cose da definire, per cui comunque intorno a maggio dovremmo esserci. La piccola quanto tempo ha? Oggi 3 anni. Compie 3 anni oggi. Là, auguri sì. Allora. Grazie. Vabbè, comunque insomma, voglio dire, mamma pilota ha il tempo per preparare la gara, ma anche il tempo per dedicarsi alla piccola, che si chiama? Lisa. Ah, Lisa, bello come sì, lei. Come la mia mamma. Lisa, Maria Grazia, parlavamo appunto di preparazione adesso, sembra che stiamo parlando di secoli fa, ma ai suoi tempi che è cambiato tanto, cioè perché anche a distanza di 20 anni le cose si sono completamente trasformate. Ai suoi tempi prepararsi per un rally com'era? Si andava in palestra, si andava a correre, si facevano pesi? Allora, sicuramente qualche anno di meno e quello ti aiuta. E il fatto è che ai tempi in cui correvo io i rally erano molto ma molto più pesanti, perché oggi una gara di campionato italiano di media ti dura una giornata, ripeti magari 3 prove, le ripeti 3 volte, sono sempre quelle. Quando ai tempi, ne parliamo fino al 2000 circa, le gare duravano 3 giorni e una tappa ti durava anche 30 ore. Mamma mia. Io ho fatto Monte Carlo nel 79 e la prima tappa era di 42 ore. Quindi il fisico, logicamente, doveva essere per forza di cose. Però cioè, anche la forza fisica, ma soprattutto una forza psichica. Sì. Perché ci vuole una concentrazione che non ti lascia. E questa è sicuramente, ti fa capire che comunque lo sport automobilistico, io parlo dei rally, per praticarlo ci vuole una pulizia. Vabbè, quello senz'altro. Maria Grazia Vittadello, mamma mia, il tempo è volato. Vogliamo però lanciare l'appuntamento importante di domenica a Gazzo Padovano. Assolutamente sì. Allora, abbiamo organizzato assieme ai 50 anni di Rally, che è un'altra associazione di Tonezza, questo evento che inizia verso le 11 di mattina a Villa Tacchi, appunto a Gazzo Padovano, e si chiama A tavola con la storia dei rally Veneti.
Sarà un bellissimo evento anche perché ci saranno piloti, navigatori, personaggi che nel corso degli anni e anche oggi, quindi anche, anche i giorni d'oggi, quindi giovani, tengono alto il nome del Veneto. Questo è nell'ambito sportivo. E vorrei, se mi permette, ricordare anche che stiamo organizzando un corso navigatori, sempre Veneto Rally Club, 50 anni di rally e Club 91, che è una scuderia di Padova, un corso navigatori che si svolgerà in 2 settimane, le prime 2 settimane di marzo. Le prime 2 serate saranno gratuite e serviranno come prima licenza. Tutto questo si può comunque individuare anche nella vostra pagina Facebook. Pagina no? Facebook Veneto Rally Club. Mamma mia, grazie a Maria Grazia Vittadello, presidente del Veneto Rally Club, grazie ad Alice Paccagnella, alla quale non facciamo gli auguri perché non portano fortuna, immaginiamo. Comunque un in bocca al lupo come mamma e come pilota. Della specialità slalom, di cui è vice campionessa italiana. Buon lavoro a entrambe, grazie di essere state con noi, grazie a voi per averci seguito. 7 in punto vi dà appuntamento ai prossimi momenti di approfondimento della nostra trasmissione ogni mattina alle 6.45. Arrivederci e buona giornata.